potenzialmente guarite se i bifosfonati riuscivano a ridurre ovviamente la ricomparsa di malattie a livello osseo. Mentre sul discorso della bone recurrence, cioè sulla ripresa ossea, c'è un impatto, meno sugli altri siti. La cosa importante è che nelle donne in pre e post menopausa si è visto che nelle donne in post menopausa c'è un impatto con una pista estremamente significativa nella riduzione del rischio di ricomparsa di metastasi ossea, tant'è che vedete la differenza tra pre e post menopausa per le caratteristiche ovviamente ormonali. L'azione dei bifosfonati sembra implicare su una riduzione anche sulla mortalità. E questo infatti è quello che poi è emerso da questo lavoro, questo panel di esperti europei, definendo che cosa intendiamo ovviamente per donne in postmenopausa, la possibilità di utilizzare i bifosfonati, in Italia ancora questo non è indicato, ma di utilizzare i bifosfonati come adiuvante nelle donne affette da tumore della mammella. L'altro pathway molto importante, che noi già utilizziamo questo farmaco, che sono gli inibitori di RANK, che è l'enosuma XGIVA, farmaco molto importante perché ha un po' introdotto un concetto nuovo che è un anticorpo monoclonale. Questo articolo del 2010 pubblicato su JCO ci diceva denosumab, un nuovo capitolo del controllo dell'omeostasi o un nuovo libro. In realtà è un nuovo libro perché il meccanismo d'azione è totalmente diverso, appunto l'anticorpo monoclonale che come agisce? Va a bloccare quello che viene chiamato il circolo vizioso. Noi sappiamo che le cellule tumorali sono in grado di produrre tutta una serie di citochine che attivano gli osteoblasti. Gli osteoblasti, una volta attivati, producono il RANK ligand che si attacca ovviamente a quelli che sono i prosteoclasti, cioè che hanno tutta la derivazione dei macrofagi con i recettori, e da un prosteoclasto diventa un osteoclasto attivato, e questo inizia ovviamente ad agire in questa. Che succede? Perché si chiama circolo vizioso? Perché se noi non interrompiamo sia l'azione del tumore stesso sia la liberazione di queste citochine, avviene in maniera continuativa e questo problema a noi ci prepara. Tant'è che l'introduzione di questo anticorpo monoclonale, che ha la caratteristica di essere utilizzato sottocutaneo a 120 mg, riesce a bloccare questo circolo vizioso e evitare ovviamente quella che è la distruzione e l'assorbimento osseo, che sono poi alla base ovviamente di quelle problematiche che sono gli eventi scheletrici. Questo farmaco è utilizzato per varie ovviamente patologie. Nelle linee guida sappiamo che possiamo utilizzarlo nel tumore della prostata, della mammella, del mieloma, nel tumore del rene e nel tumore del polmone. È importante anche perché vedere, questo è un lavoro pubblicato da Santini nel 2011, come la riduzione dell'utilizzo del RANK si associa, se riusciamo a utilizzare questo farmaco e a ridurre la quantità di RANK nel circolo, il corrispettivo c'è un miglioramento sia del disease-free survival che dell'overall survival. Quindi l'importanza della ricerca per poi nell'applicazione della pratica clinica.